Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Fabio, in questo finale di stagione stai trovando nuovamente spazio, cosa hai voglia di dimostrare in queste partite? Beh, dimostrare che posso giocare pure nella fase offensiva, provare a mettere dei cross, aiutare a fare gol agli attaccanti e mettermi in mostra. Dopo questo stop con il Carpi, quanta voglia c'è di riprendere la marcia e di chiudere il campionato con un altro record? No, tanta, vogliamo fare bene queste ultime due partite e proviamo a fare delle buone prestazioni e poi penso che dopo i risultati vengono. Quanto vi pesa un po' non avere festeggiato ancora questa promozione in casa con una vittoria? Beh, non è che ci pesa tanto, però è chiaro che noi vogliamo vincere le partite e poi è chiaro se perdi le partite in casa non è tanto bello. Però adesso aspettiamo, la festeggiamento sarà dopo contro il Cortone e poi ci divertiamo. Un giudizio sulla tua stagione, sei partito titolarissimo, poi a gennaio qualche problemino in più, come giudichi questa tua stagione? No, io la giudico benissimo, ho fatto buone prestazioni pure all'andata, ci siamo messi al primo posto all'andata, poi è chiaro che dopo c'era la concorrenza, poi è chiaro che valuto al mister che vuol far giocare, però è importante che alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo e l'obiettivo era la Serie A. E l'abbiamo raggiunto e questa è la cosa importante. Iachini parla sempre di una squadra costruita per giocare in un certo modo e poi si è dovuta riadattare per convertire in un altro modo. Tu sei uno di quei giocatori che ha pagato un po' questo cambio del passaggio dalla difesa a 4 alla difesa a 3? Io ho giocato 2 anni di seguito a 5, so come si gioca, ho fatto pure bene su quella posizione, poi io potrei pure giocare a 4, a 5, a me non è che mi fa tanta differenza. Che motivazioni trovi per questo finale di stagione, in queste ultime partite? Vuoi fare vedere che è poi meritare la Serie A? Sì, no, questo l'ho fatto vedere già tante volte e lo devo dimostrare ancora. Poi è chiaro che ognuno vuol dare il massimo e questo ci provo. Qual è il giocatore che ti ha più sorpreso, magari possiamo anche dividere tra andata e ritorno, tra i tuoi compagni? Per me è un po', non lo so, per me è un po' tutti. Abbiamo avuto delle fasi difficili e siamo riusciti come una squadra e come si poteva uscire solo come una squadra e questo mi ha fatto molto piacere e mi ha sorpreso, non sorpreso, però è stata una bella cosa. Dani, vuoi fare un po'? Sì, ora prossimi obiettivi Serie A e poi magari un pensierino alla Svizzera. Beh, chiaro, se fai bene in Serie A penso che dopo il mister della nazionale ti guarda anche un po' di più, poi se fai bene nella tua squadra penso che poi ti darà una convocazione. Ad andata, diciamo, portando anche il peso di una situazione difficile alla quale siete usciti, poi da gennaio è iniziata questa concorrenza con l'Azzar, ci vuole una concorrenza del genere o te la saresti evitata? No, la concorrenza fa bene, poi è il mister che fa le decisioni. E per me l'ho già sempre detto, la concorrenza fa bene, si è visto. Poi, come già detto, alla fine fanno le scelte che fa il mister. In cosa devi migliorare, se c'è qualcosa in cui migliorare? Nella fase offensiva, come ti ho sentito dire poc'anzi, o complessivamente? Beh, è chiaro che io non sono uno che è un'ala, io sono nato come terzino, però penso che si è visto che la fase offensiva la posso fare, come tanti hanno detto che non la posso fare, però si è visto che la posso fare. Però c'è sempre da migliorare da tutte le parti, in fase difensiva, in fase offensiva, si impara sempre, non si finisce mai di imparare, è quello che voglio. L'anno prossimo ti vedi sicuramente qui o ci sono delle incertezze ancora? No, penso che io mi vedo qua, io sono venuto qua per come tutta la squadra per far risalire il Palermo in Serie A e dopo giocare col Palermo in Serie A. Beh, Lazzare penso che nasce come un giocatore di fascia, non di ala, che gli piace, non so, fare l'uno contro uno. Poi io sono un terzino che può darsi copra un po' di più, però sa fare pure la fase offensiva. Poi siamo un po' giocatori diversi che può darsi per il mister li fa comodo. Ti senti un po' più adatto per una difesa a 4?
Ma mi piace giocare pure a 4, però col giocare a 5 puoi pure attaccare, puoi giocare un po' avanti e c'è più possibilità, però a me non è che mi cambia tanto. Ad ogni modo siete una coppia comunque collaudata e alternativa valida per la Serie A. Sì, no, poi si sa che la Serie A è alla fine tutta un'altra cosa che la Serie B, si deve... Io l'ho fatta un anno e so com'è la differenza tra B e dalla A, ed è tutta un'altra cosa. Ad esempio, se possiamo entrare un po' più nel dettaglio, trovi avversari magari che ti puntano di più da questo punto di vista? Che differenze ci sono tra le categorie? Ci sono giocatori che ti puntano 90 minuti, che devi soffrire, che sono delle squadre fortissime, campioni, giocatori bravissimi a puntare, e alla fine questa la fa la differenza. Okay, grazie mille. Grazie. Senti, tu Iachini l'avevi avuto a Brescia anche se per un breve periodo. Come l'hai trovato cambiato rispetto a quel Brescia? Se è cambiato, è migliorato, è peggiorato? No, ancora uguale, identico. Sempre sul pezzo, un martello? Posso dire identico, non ha cambiato una cosa, è sempre uguale. Secondo te è un allenatore che ancora non ha dimostrato tanto in Serie A, ma ha le caratteristiche per farlo? Sì, adesso vediamo, speriamo che facciamo bene con lui in Serie A e poi penso che farà mostrare il suo valore in Serie A. So cosa posso fare, so che punti di forza che ho, allora io sono proprio per questo punto tranquillo, perché so com'è la Serie A e per quello io non è che ho tanta paura di questa cosa. Poi chiaro, come già detto, se la concorrenza c'è dappertutto, in tutto il mondo c'è la concorrenza, però a me non è che mi fa da tanto fastidio. Te lo chiedo perché poi comincerà il valzer degli agenti, magari che diranno vuole garanzie tecniche, non lo so, tipo. Sì, poi queste cose non è che mi interessano tanto, faranno il mio agente o io faccio le cose in campo e faccio il mio meglio. Al termine di questa stagione molto bella, qual è l'immagine, la cartolina più bella appunto che ti porti dietro a titolo personale e di collettivo? No, io penso che il primo anno a Palermo ho fatto parecchie partite, chiaro, qualche partita un po' meno bene, le altre buone, e poi il collettivo è il conquisto della Serie A, quella di Novara o la vittoria contro il Trapani, il derby, il 3-0 qua in casa, queste qua. Sul tuo bolletto nel filmato. Quello penso che tutti noi abbiamo fatto. Sono tra i più originali. Penso tutti noi abbiamo fatto dei bei balletti, tutta la squadra. Comunque questo è il segno che c'è un gruppo molto questo. No, il gruppo è la cosa più importante in una squadra. Se non hai il gruppo è proprio difficile fare i risultati. E noi quest'anno abbiamo avuto un bel gruppo e alla fine si è visto nei risultati. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.